Sto facendo perico per questions you can, okay. You can make. Okay, thank you so much. Bene, quindi mentre rosoliamo lo sgombro, so this is one of the top locations in Milan. Rigenerare i maccheroncini, some of the most famous judges integrali. Here. I'm going to go up and take a couple pictures. Allora, dicevamo sempre prima che sia il pesce che la pasta ne la saliamo sempre dopo. Useremo un sale iodato, quindi con aggiunta di iodio. Lo mettiamo dopo perché se lo mettiamo prima lo iodio evaporerebbe. I can't translate, but I'm sure I can try to get some Twitter. Lo sgombro, io scotto velocemente la pasta che per motivi tecnici l'ho già What kind of fish is he using? I'm not sgombro. Sgombro. Oh, okay. Come si dice gombro? Sgombro. S-G-O. Oh, sgombro. Sgombro. Okay. We don't know. Double periscopes going on right now. È pronta. Is this okay? I'm up here? Yes. Yeah. Ok, intanto faccio riscaldare l'emulsione di gamberi rossi. Questa emulsione di gamberi rosso la procureremo con del lime. It's scopeception right there. I've never seen something like this. Ecco, in questo succo di gamberi abbiamo aggiunto un concentrato di pomodoro, quindi un doppio distretto per aumentare il licopene e quindi aumentare gli antiossidanti. How's the reception coming through? Okay. Do I see? So la curcuma anche essa è all'interno della riduzione di crostacei. Marcella, che al di là del colore come si pensa ha sempre questo sapore un po' amaro, piacevole. So all the judges here. Solamente da una parte. It smells really good. Right, ok, quindi iniziamo con la passata di fagioli bianchi occhio nero. La disponiamo al centro del piatto. So this is a competition here. Sette piatti, against ragazzi, I think 10 different chefs. Un piatto sarà per le fotografie per il Ok, però premo dopo quello per la foto. Esatto. Ok. Magari ce lo chiamo. Non vedete? Tra poco potrete venire tutti qua comunque. Ok, aggiungiamo questo succo di gambero rosso con della curcuma e pepe nero. Che sarà anche l'intingolo per condire i paccheri. Puoi iniziare a mettere i paccheri. If you guys think this is cool, do me a favor, go ahead and share it. Slide over to the left on iPhone and just hit share. If you're on the Android, just slide up and hit share. Okay. I think this is a cool video. I haven't been this close to two chefs in a competition before in Milan, Italy. So this is a competition right now. I love that jacket, by the way. I want it. I giudici hanno qualche domanda? I would wear that. If you guys give me enough hearts, I'll put that on by the end of the night. Maybe 1,000 hearts, I'll do it. I'll put that gold jacket on. This is a very serious like competition right now, and I'm here. This is feels very amazing. Volevo sapere dagli chef. I'm very underdressed right now too. Quello avere l'idea di questo piatto oppure questa cosa awesome. Well, if you're going to be here in a few days, let's connect. Sì, d'accordo in un modo così. KBLL. Il piatto è nato da una ricetta di Keita che lui faceva appunto al suo paese con questi fagioli. If you guys think this is awesome, go ahead and slide over and just hit share. I'd really appreciate it. Una polenta vengono cotti e poi vengono battuti, quindi di nuovo un lavoro manuale abbastanza lungo dalle signore.
è in realtà quello di una frittella, che per quanto appaghi il palato non è chiaramente il modo migliore per assumere questo tipo di alimento. Confrontandomi come questa la possibilità di mischiare i gusti con le informazioni di crescita personale, abbiamo scoperto che si poteva pensare di intanto assumere questi fagioli in una maniera e nel contempo è anche una rappresentazione di quello che è il nostro territorio, perché tra i prodotti che produciamo, le arachidi, come ben si sa, questi fagiolini, il riso anche come si fa, e le spezie come la curcuma, era logico pensare di passare a una purea, una zuppa, un qualcosa comunque di buono, saporito ma sano nel contempo. E devo dire che Paolo, con il proprio profilo e l'esperienza in questo, è stato molto vicino e è stato abbastanza automatico in realtà le forme nel quale si può proporre questo tipo di alimento. L'altro discorso di gusto è chiaramente l'uso del dell'acqua che troverete sopra. Can you guys hear me all right? Consistenza interessante. Quindi è congiunto. I can't wait to try some. La consistenza sopra, vedete che ci sarà un'arachide croccante che è anche lei tipica rappresentazione della cucina maliana. Ok, infine metteremo le erbe aromatiche che danno una sapidità, una freschezza. Mi sposto di qua. Se vuoi iniziare a cattugiare il lime. Esatto, sì. Grazie. How's my reception coming through right now? Can you guys hear? Can you see it? I know Periscope has had some issues recently. I guess it's a timed event. Un po' di fresco del lime, quindi freschezza, il rosmarino, quindi ricco di polifenoli. I've never had a meal this delicious before, I guarantee it. E il gioco è fatto. Prima della consegna da parte degli chef, maybe Chipotle. Piatti, c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Avete delle domande? Qualcuno del pubblico ha delle curiosità? Non vi mangiamo, sta tranquilli che abbiamo già mangiato noi. Prego. Mi ricordo il tipo di fagiolo che si usa. Il fagiolo è quello bianco con l'occhiolino nero. Esatto. Che chiaramente in questo caso non vedete, perché togliendo la pelle rimane completamente bianco il fagiolino. Perfetto, ci siamo. Allora adesso i giudici consegneranno il piatto ai giudici, dopodiché i due chef rifaranno il piatto e lo lasceranno qua per noi, per poterlo fotografare, per vederlo da vicino, quindi vi potete avvicinare in modo da vederlo proprio davanti. Prego. Mi desprenderete spero se inizia dalle signore. Prego. Bene, come dicevo, adesso chiunque è interessato si può avvicinare agli chef, potete guardare, chiedere, fotografare il piatto, qualsiasi cosa, venite pure vicino al tavolo. I giudici degusteranno il piatto dalla cucina, esce per tutti voi, quindi tutti voi lo assaggerete. E ci rivediamo tra una mezz'ora per il giudizio dei giudici. Grazie. Whoa! Sorry. DJ, what's going on? Everyone jumped. I don't know if you heard that at home, but un ingrediente di pesce vicino a noi. Paul, thanks for sticking around. Il pesce azzurro non come Rock Daddy. Noi si mangia il capitano, però di Mediterraneo lo sgombro è molto buono e quindi questa è stata una scelta. Okay, I think we can try it now. Okay, guys, thanks for joining us. We'll see you in the next scope. If you like our scopes, go ahead and make sure you like and subscribe, and we'll see you in the next video. Okay, love you guys.